Buonasera a Virginia Raggi. Buonasera. Grazie di essere tornata a Porta a Porta dalla campagna elettorale. Senta, mi dispiace se la chiamo signora sindaco invece. Lei che è libero di fare sindaca. Ciò che vuole. Grazie. Allora, è un po' semplicistico quando uno vede, immagini questo genere, la colpa è del sindaco, perché le cose sono un pochino più complicate. Un po' più complicate, ecco, sì. Ma da cittadina romana non sente un po' di disagio e, se posso permettermi, anche un po' di indignazione per le condizioni di questa città? Sento molta indignazione, ma sento molta indignazione per come siamo arrivati qui. Noi abbiamo ereditato un sistema fallato. Attenzione, questo non lo dice la Raggi, non lo dico io, non lo dice l'amministrazione del Movimento 5 Stelle, questo lo dice il governo con una lettera dell'11 aprile, quando dice il sistema della gestione dei rifiuti nel Lazio non va bene, è sottodimensionato, il sistema della regione Lazio non è sufficiente, se vuole la lettera. Lo ribadisce oggi una delle imprese che smaltiscono i rifiuti e dice che il sistema è gravemente carente e che la regione dovrebbe autorizzare lo smaltimento. Allora, che cosa sta succedendo? Se mi permette, mi prendo solo un minuto per spiegare quello che sta succedendo. Prego. La raccolta dei rifiuti si compone di diversi passaggi. Ciascun cittadino, ciascuna impresa conferisce il rifiuto nel cassonetto, nella migliore delle ipotesi. Dal cassonetto arriva l'AMA, che lo prende e lo porta negli impianti di trattamento, quelli che vengono definiti gli impianti di TMB. Quando lo prende? ALT. Lo prende e lo porta negli impianti TMB, che sono Salaria, Roccacencia e i due di Malagrotta, ex Cerroni, Colari. È tutta la stessa cosa. Che cosa succede lì dentro? Gli impianti lavorano i rifiuti, aprono i sacchetti, le lavorano e formano dei cubi che vanno in un altro impianto che non è di proprietà di AMA, che non è di proprietà di Roma Capitale, sono altri impianti. Sino a qualche anno fa andavano, per la maggior parte andavano in discarica a Malagrotta. Quando Malagrotta è stata chiusa, nessuno ha pensato di dotare Roma di un sistema alternativo, per cui tutti gli altri impianti del Lazio sono stati sovraccaricati. La Regione Lazio dal 2012 non approva il piano rifiuti della Regione, quindi adesso gli altri impianti del Lazio stanno dicendo: noi non ne possiamo più, siamo pieni, e quindi iniziano a non prendere neanche rifiuti di Roma Capitale. Quindi, nonostante gli impianti lavorino, ci sono questi cubi che si accumulano e quindi i camion non possono scaricare in maniera corretta. Allora, che cosa sto dicendo io? Il sistema dei rifiuti. L'abbiamo già visto a Napoli nel 2008, questo, eh? L'abbiamo visto, ma lì la situazione era molto peggiore, per favore. Sì, allora, sì, quello sì, che sì, io sto dicendo è che purtroppo il sistema è un sistema che prevede la compartecipazione di più soggetti. Il comune si effettua la raccolta e il primo trattamento. Poi c'è la regione che deve di fatto autorizzare un sistema che tenga, che sia dimensionato in maniera corretta, e non lo è. Non lo è dal 2012, non solo, le dico di più. La Regione Lazio non ha neanche approvato la tariffa di smaltimento rifiuti, per cui quando noi siamo arrivati, sostanzialmente abbiamo trovato che alcuni degli impianti dislocati nel Lazio hanno smesso di ritirare i rifiuti che provenivano dai depositi, diciamo dagli impianti Colari, perché sostenevano che Colari non li pagasse, nonostante Roma Capitale aveva già pagato tutto. Quindi lì ci stiamo ovviamente muovendo con una denuncia in procura, perché se Roma Capitale paga e Colari non paga i terzi, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Però lei capisce che c'è un sistema malato che stiamo cercando di riformare. Quali sono le soluzioni? Gliele dico subito. Innanzitutto abbiamo messo in campo una raccolta H24 e un trattamento H24. Se non le dispiace, vediamo nell'ordine. Vediamo prima dove finiscono i rifiuti di Roma e poi parliamo delle soluzioni. Quindi prima il problema e poi le soluzioni. Allora, vediamo un momento com'è la situazione in giro nelle principali capitali. Guardiamo un momento questo cartello. Ci sono Londra, Parigi, Berlino, tre città più grandi anche di Roma, che sono totalmente autosufficienti nel trattamento dei rifiuti. Roma smaltisce soltanto un terzo dei rifiuti che produce. Bene, dove li manda? Andiamo a vedere il cartello successivo. Li manda in Austria, in Germania, in Romania, in Bulgaria, in Portogallo e, per l'Italia, che non basta evidentemente, in Lombardia, in Emilia, in Puglia, nel Lazio, a Latina, a Frosinone e poi in Abruzzo, ad Avezzano. Allora, adesso li stiamo mandando in Austria con 3-2 e poi diventeranno 3 treni al giorno. L'inceneritore più moderno di Vienna, mi quello vecchio... Mi verrebbe da interromperla, perché anche qui c'è una piccola...
Aspetti, mi lasci, mi lasci completare il quadro e poi mi dice quello, ovviamente quello che ritiene. È stato distrutto nell'87 da un incendio, uno dei quattro inceneritori di Vienna città. È stato ricostruito da un architetto che è un ecologo, il quale ha ridotto praticamente quasi a zero l'abbattimento dei vapori. Questo solo impianto riscalda il nuovo policlinico di Vienna e 60.000 famiglie. Questo inceneritore per un terzo viene alimentato dai rifiuti romani. Noi paghiamo 69.000 euro al giorno per far scaldare più di 20.000 famiglie a Vienna. Ma le pare normale? Se lei guarda l'ultimo rapporto della Commissione europea, mi pare si chiami Waste to Energy, la Commissione europea ha detto chiaramente che discariche e inceneritori non debbono più essere costruiti, non sono la soluzione. E bisogna privilegiare altre strategie che vanno dalla riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riutilizzo. Tutte cose che noi abbiamo inserito come misure ovviamente di medio e lungo termine nel nostro piano, ma abbiamo anche misure concrete nel quotidiano. Quindi quando lei ha fatto vedere il primo cartello, le città che sono autosufficienti e Roma no, noi l'abbiamo detto dall'inizio della campagna elettorale, Roma deve essere autosufficiente nel trattamento dei rifiuti. Che spettacolo. L'ho visto, allora c'è. Guardi, le faccio, scusi, la interrompo subito. Prego. Allora, la regione spinge perché Roma Capitale si doti di un'altra discarica. Faccio presente che quasi tutti i terreni intorno a Roma sono già stati opzionati da un tale Manlio Cerroni. Il governo spinge affinché Roma si doti di un altro inceneritore. Ce ne sono nel Lazio di inceneritori. Alcuni, voglio dire, già stiamo conferendo, quindi potremmo semplicemente aumentare la quantità, come è stato più volte chiesto, mi faccia finire, alla Regione Lazio, e la Regione Lazio non autorizza, continua a non autorizzare da mesi. Quindi quando la Regione dice Roma dica cosa vuole fare, noi abbiamo chiesto le autorizzazioni, se loro ci autorizzano allora, andiamo. Guardi, stasera, scusi, questo non so se lei mi già faccia lo sa. Finire, solo per Prego. Dire una cosa. Nel momento in cui Regione e Governo e Ministero dell'Ambiente ci chiedono come misura di o fare un inceneritore o fare una discarica, premesso che noi non andremo in queste direzioni perché non solo ce lo dice la Commissione europea, ma perché non fa parte delle nostre politiche, loro ci dicono per risolvere un problema attuale adotta una di queste due soluzioni che se va bene saranno pronte tra 2 anni. Allora a parità di tempo io dico... Io ti metto in campo delle soluzioni odierne, poi se vuole glielo dico. Nel frattempo, tra 2 anni, invece di costruire una discarica o un inceneritore, io vado nella direzione che chiede l'Europa. Meno rifiuti, fabbriche dei materiali, riciclo e riuso. Quindi tra 2 anni io posso mettere in campo le stesse soluzioni che mi propongono, però migliori, di quelle che propongono oggi la Regione e il Ministero. Allora, la Regione il problema stasera, è odierno. Sì, la Regione stasera dice Raggi e il Comune di Roma non hanno voluto l'autorizzazione all'ecodistretto di Rocca Cencia, un sito destinato allo smaltimento di rifiuti organici quando la Regione Lazio stava per autorizzarlo. Al grido vostro non servono impianti. Allora, questo è l'assessore Bruschini ai rifiuti. Dice, dicano dove li vogliono e noi li autorizzeremo. Ma non c'è una resistenza ideologica? Guardi, il sito di Rocca Cencia, per chi è andato a visitarlo, non so se l'assessore Bruschini lo ha fatto e lo invito a farlo, è praticamente molto vicino alle case. Oggi Rocca Cencia ha già un impianto di TMB, il che vuol dire che già è un sito che comunque lavora rifiuti e che produce odori estremamente sgradevoli per la popolazione circostante. Quando loro decidono, o hanno deciso, decidevano insomma, di effettuare lì l'ecodistretto, avrebbero sostanzialmente aumentato la capacità di trattamento di questo impianto, aumentando anche le tipologie di rifiuti trattati, mettendoci anche un impianto per il trattamento dei rifiuti umidi. Noi abbiamo detto l'impianto per l'umido lo facciamo, anzi non ne facciamo uno a Rocca Cencia come vogliono loro, anche perché sta vicino alle case, quindi non se ne parla. Ne facciamo tre, ho già scelto, ne abbiamo scelti tre siti che complessivamente aumentano la capacità di almeno 120.000 tonnellate. Però voi dite sempre scegliano loro, uno scaricabarile, se ho capito no, bene. No. Allora, lei guardi, dove lo vuole? Guardi, il luogo non è importante, non glielo dico stasera perché... No, è per piacere, abbia pazienza, scusi. No, ma non è importante, no, le sto diciamo, dicendo, loro guardi. Lo fare, lo fanno. Ma abbiamo già parlato con la Regione. E non mi pare un dialogo tra sordi. Guardi.
La regione riconosce che noi abbiamo chiesto 3 impianti da 120.000 tonnellate e dicono no, preferiamo Rocca Cencia. Allora, se Rocca Cencia è in mezzo alle case, noi perfetto, diciamo... via Rocca Cencia, mi dica perfetto. Rocca Cannuccia, lo dica lei, dove lo facciamo? Sicuramente non lo dico a lei questa sera. Vabbè, per carità. Però l'abbiamo già detto alla regione. Bene, ma lo dirà anche al Consiglio Comunale, ma lo dica a qualcuno. Ma certo, è già inserito nel piano dei rifiuti. È già inserito nel piano dei rifiuti che abbiamo adottato in neanche 4 mesi e che prevede soluzioni che traguardano a 6 mesi e a un anno tutti degli obiettivi da realizzare da qui al 2021 e ci vengono a dire che Roma non ha un progetto credibile. Abbiamo tabelle con dati e numeri, non era mai stato fatto. Allora capisco, stanno raccontando attenzione una storia che non è reale. Qui se c'è un po' di onestà intellettuale tutti debbono capire che Roma è stata abbandonata ed è stata lasciata nelle mani della discarica più grande d'Europa per oltre 60 anni e nessuno si è premurato di dire quando chiuderà quella discarica. Giunte di tutti i colori, esatto, voglio dire. Quando quindi chiuderà quella discarica, cosa faremo? Nessuno si è preoccupato di farlo. Allora, noi lo stiamo facendo e siccome noi non vogliamo né un'altra discarica né un inceneritore, questa è la soluzione, questo è quello che sta accadendo. Voi non volete un incendio. Adesso ci stanno, l'ha visto a Vienna, no? Esistono gli impianti che non sono dannosi per niente, perciò dico una resistenza ecologica. Ma scusi, abbia pazienza, io le sto dicendo una cosa, se anche io oggi autorizzassi, e non è così, se anche io oggi autorizzassi una discarica o un inceneritore, e non è così, questi siti non sarebbero pronti prima di 2-3 anni. Quindi il problema attuale non si risolve dicendo sì a una discarica. Domani soltanto scavando un fosso si risolve, quando vuole essere immediatamente qua. Guardi, è la soluzione immediata? La soluzione immediata sono... dici una settimana facciamo tutto. Allora, la soluzione immediata è... Dove le mette gli rifiuti? La soluzione immediata è innanzitutto che la regione sblocchi le autorizzazioni che hanno già chiesto. Guardi, non lo dico neanche io, la RIDA, che è la RIDA Ambiente, una società di Aprilia, con lettera di oggi dice... Oltre al fatto che il Lazio è sottodimensionato, dice che la Regione Lazio non autorizza, a distanza di circa 10 mesi, non ha ancora autorizzato un impianto che la stessa RIDA ha chiesto. È una discarica che la RIDA ha chiesto. Signora Sindaco, allora, stasera lo metto lì, la Regione Lazio le dice metta il dito sulla carta geografica e noi lo facciamo. L'abbiamo già fatto. Vabbè. Continuano a giocare sul fatto che noi non autorizziamo all'interno del territorio di Roma Capitale altre discariche e non autorizziamo gli inceneritori. Però lei deve capire una cosa, che se anche io adottassi questa soluzione non sarebbe pronta prima di 2-3 anni. Sì, sì, quindi questo l'ho capito. A brevissimo termine, qual è la soluzione? La soluzione è che la Regione Lazio sblocchi tutte le autorizzazioni che ha già in piedi, sulle quali non c'entra nulla Roma Capitale. Sono altri impianti che chiedono le autorizzazioni e la Regione li deve sbloccare, perché noi di fatto andiamo già lì, quindi basterebbe sbloccare queste autorizzazioni. E le cose andrebbero de plano. C'è già una discarica a Colleferro che è di proprietà sostanzialmente della Regione. La Regione potrebbe continuare lì. Ricorda, le chiede a noi. Si ricorda no? cinque allora. Anni fa le polemiche sul l'inceneritore o il termovalorizzatore, come è più opportuno dire, di Parma, che il sindaco Pizzarotti, che allora era nel Movimento 5 Stelle, non voleva fare... Poi l'ha fatto, non mi pare che la cittadinanza senta sia un po', disperata. Ma mi faccia capire una adesso cosa, ma l'Europa, gli dobbiamo dare retta quando fa comodo a Renzi e quando no? Se l'Europa ci dice che discariche e inceneritori non sono la soluzione e noi andiamo nella direzione che dice l'Europa, lo vogliamo fare, vogliamo conformarci... Ma se le strade fossero pulite, le dico, parole sante, ma stiamo annegando... In oddio, mezzo alla sporcizia. Sa di cosa ho paura? Aspetti, sa di cosa ho paura? Prego. Io ho paura di non essermi spiegata. Mi permetta di spiegarmi di nuovo, perché io ho paura di non averlo fatto. Allora, guardi, no, il punto le è questo. Le strade si puliscono nel momento in cui noi possiamo svuotare gli impianti e per svuotare gli impianti la Regione deve fare il suo lavoro. Deve approvare il piano rifiuti, che è fermo dal 2012, deve approvare la tariffa, perché non l'ha mai approvata e soprattutto deve autorizzare le richieste che tutti gli altri impianti hanno già fatto da più di 10 mesi e la Regione non sblocca. Io ho qualche difficoltà, col suo permesso, a considerare fuori norma Londra, Berlino e Parigi. Ma sono dove esistevano si benissimo, già. Dove ho capito. Ma esistevano già. Sì, non è che l'Europa dice spegnete domani, ci sarà un periodo di transizione, ma l'Europa dice non costruitene altri. Va bene. E quindi tanto che devo costruire da zero, quantomeno costruisco un impianto che sia
conforme alle ultime norme europee e che sia conforme a tutto quello che ci dice l'Europa, oppure l'Europa che le prescrizioni le accendiamo e spegniamo quando ci fa comodo, perché allora, è questo quello che sta emergendo. Uno che cosa si immaginerebbe? Di trovare dalla mattina alla sera, indipendentemente dalle colpe del comune, della regione, di chiunque, delle squadre di operatori ecologici che lavorano 30 ore al giorno per ripulire la città. Guardi, io sono andata ieri notte alle 2 di notte a Rocca Cencia, c'erano gli operai al lavoro, H24, per ripulire la città. La città è grandissima, è estesa circa 1300 km quadrati, come 8 città italiane. La più grande è la più grande d'Europa. H24 stanno lavorando. Le faccio vedere la mappa delle criticità. No, scusi, aggiornata, le faccio vedere invece 12. L'assenteismo dell'AMA, se permette. Vediamo questo servizio di Francesca Rutini. Faccio vedere l'assenteismo dell'AMA e la ringrazio perché, perché ne parliamo. Però questa è la mappa delle criticità. Il rosso sono le zone critiche, aggiornata alle 12 io di oggi. Questa sera avremo un altro report. Io non conosco tutte le zone di Roma, le posso dire, non rappresento niente evidentemente, che per tutto il centro e per la periferia che conosco non c'è una strada che sia a livello delle altre città del mondo. Ma Roma, a Roma ha una situazione di rifiuti che le ho descritto che non è a livello di nessun'altra città del mondo e la regione Lazio è inadempiente almeno dal 2012 per fare quello che doveva fare. Francesca, se vogliono scaricare sul sindaco, per carità, un po' come sparare sulla Croce Rossa, però ci mettiamo tutti intorno a un tavolo, ognuno fa il suo, oppure da qui non se ne esce. Francesca Ronchini, vediamo un pochino. C'è questa emergenza rifiuti o non c'è? Alle discariche. Il caos rifiuti a Roma si è già trasformato in rissa politica con la giunta Raggi che spiega che è la regione Lazio ad essere sottodimensionata con le discariche. Se voi state assolutamente e io alle 11 devo andare a scaricare il telefono, dove lo scarico? No, lì non c'è, allora sono costretta a rientrare e a lasciarlo pieno. Un bel problema, dato che ci sarebbero ancora 15.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati da smaltire. Questo mezzo adesso perché cos'è? Questo è il cartone. Questo è un presidio. È un presidio in più che l'azienda ha messo a disposizione della gente che vuole buttare il cartone. E così, mentre il comune punta a portare al 70% la raccolta differenziata, secondo chi lavora sul campo, i problemi sono altri. In questa zona più o meno quanti siete? Mi sembra che su 300 operai veramente operativi che possiamo fare tutti i servizi saremmo 150, se non di meno, mi sembra. E gli altri? E gli altri sono persone o meno gravose o hanno problematiche con la 104. Non so ad analizzare ogni persona, però insomma siamo all'incirca la metà. Secondo dati del Messaggero, su un totale di 7.927 dipendenti, sono in 1.600 quelli che, grazie alla legge 104, tre giorni al mese li dedicano ai congiunti infermi. Non solo, i netturbini di Roma sarebbero gli unici in Italia che con il nuovo contratto del lavoro prendono di più lavorando meno, perché in AMA il tempo per doccia e cambio fanno parte del lavoro. Credo non sia il problema del fatto della doccia, insomma. Lavoriamo con mezzi proprio veramente vecchi e mal ridotti. Infatti noi assumiamo la responsabilità di andare a fare il servizio con i mezzi che non sono omologati, ad esempio anche per stare su strada. Se mai ci dovesse fermare la municipale, se mai ci fermano i carabinieri, la multa comunque arriva a noi. L'AMA comunque non ci copre. E noi comunque dovremmo rifiutarci e non uscire per farle fare due risate. I guanti ce li compriamo da soli. Le palle e le scope non ci sono, ce le litighiamo. È difficile, molto molto difficile. Allora, riepiloghiamo. Su 8.000 dipendenti, intanto 1.200 sono inabili al lavoro. 15% che mi pare già una percentuale. Sono minori aggravi. Si chiamano. I minori aggravi, per esempio, li abbiamo e li stiamo mettendo, grazie anche alla collaborazione dei sindacati in questo caso, a fare i verificatori. I minori aggravi sono persone che probabilmente a furia di sollevare i secchioni, insomma, hanno certo. Una patologia per cui non possono più effettuare lavori pesanti, però li stiamo reimpiegando in attività meno gravose, ovviamente, però in attività importanti come il controllo del territorio. Per fare questo, però, è necessario fare un corso. Noi siamo entrati e ce n'erano 40, adesso ne abbiamo formati altri 60, quindi siamo arrivati a 100. Sono pochissimi, per carità, ne dobbiamo formare tanti. Stiamo continuando questa sorta di formazione per poter riformare. Che gli altri 900 non fanno niente. No, perché sono no. Se non hanno fatto ancora il corso per essere reimpiegati, lei e se al tempo stesso. Senta, io
Le voglio bene, però abbia pazienza, ci vuole un po' di tempo per riformare, per formare 1000 persone. Noi siamo arrivati 10 mesi fa, ci siamo subito messi all'opera, altri non è che non fanno niente. Comunque sono impiegati negli uffici, comunque sono impiegati anche in alcuni servizi dei giardini. E le 1000 persone che non si presentano a lavorare? Le 1000 persone non si presentano a lavorare, dove l'ha sentito? Sono dati del... Parlava delle persone con la 104, attenzione, no, la 104 non si presentano, quello è un diritto riconosciuto. No, aspetti un momento. Se lo volete modificatelo però, sono i numeri. Cioè, in un'azienda normale, qualunque azienda lei faccia il giro, di aziende a Roma ce ne stanno tante, dice pronto, sono il sindaco, mi dice quanti sono i suoi, nessuno gli dirà il 20% della forza lavoro. Su 8.000 dipendenti, 1.600 che hanno il parente da assistere. 1000 persone che non si presentano al lavoro perché c'è assenteismo, Allora, sui parenti da assistere, guardi, sui parenti da assistere lì evidentemente c'è una commissione che ha stabilito e quindi si approfittano in modo buono, utilizzano un meccanismo che è previsto dalla legge. Può capire che insomma noi possiamo fare ben poco, no? Cioè evidentemente insomma, queste persone hanno chiacchierato con la commissione, me la farei dicendo ragazzi che gioco giochiamo, perché questo si può rivedere nel frattempo, però non sparerei su queste persone che comunque hanno probabilmente un parente, per avere la 104 hanno un parente, un congiunto che non è in perfette condizioni, assunti, e non da lei, attenzione, esatto, e non da me. Allora facciamoci una domanda: come sono state assunte le persone nelle partecipate? Noi adesso abbiamo appena licenziato circa 30-33 persone in ATAC, perché sono state riconosciute con sentenza, attenzione, perché noi sulla sentenza ci possiamo muovere, sono state assunte, risultate essere assunte a seguito di una procedura irregolare, illegittima. Allora, noi abbiamo ereditato questa situazione, proviamo a sanare dove possiamo, e quindi quando il giudice ci dice che determinate assunzioni sono irregolari, interveniamo. Sul resto dobbiamo riorganizzare l'azienda per far sì che tutte le persone attualmente assunte, che non possiamo licenziare, però attualmente assunte, siano reimpiegate per riuscire a offrire e a erogare il miglior servizio per i romani. Quindi i minori aggravi, che sono persone appunto che hanno problemi fisici, iniziano utili a fare che cosa? Oltre a quello che facevano prima, iniziano ad andare per strada a fare i verificatori, a fare le multe. Questo è un servizio estremamente importante, verificare, controllare, anche perché, guardi, è partito a novembre scorso il servizio di ritiro ingombranti a domicilio al piano strada, completamente gratuito. Io questo lo voglio ripetere anche per i romani. Noi dobbiamo tutti insieme cercare di fare una buona raccolta. Ama ritira gratis al piano terra tutti i rifiuti ingombranti. Questo lo dico perché ogni tanto ancora vediamo, anche nelle immagini che lei ci ha fatto vedere, la poltrona, il divano. Allora, noi lo ritiriamo gratis, ci telefonate, veniamo e lo ritiriamo gratis. Allora cominciamo, siamo sporchi, diciamo che siamo sporchi anche noi, dai, su, abbia pazienza. L'ha detto lei. Sì, i romani siamo sporchi. Anche perché, noi prima riusciamo a fare meglio. Perché andando in casa una persona sporca non gli viene voglia di diventare puliti. Insomma. Prima riusciamo ovviamente adesso a far ripartire questa situazione straordinaria, deve essere gestita in maniera straordinaria e deve tornare alla normalità. Ma prima riusciamo a far partire tutti quanti la differenziata in maniera più spinta possibile, prima riusciamo anche a chiudere gli impianti come quello di Salario, che anche quello è in mezzo alle case, quindi noi lo vogliamo fare assolutamente, riconvertirlo per esempio in una fabbrica di materiali che dà lavoro, non è odorigena, ma ci dobbiamo mettere tutti insieme, siamo tutti sulla stessa barca. Io invito, ripeto, al netto di questo periodo straordinario che abbiamo capito, io spero di essere riuscita a spiegare che l'AMA sta facendo il massimo, purtroppo non riusciamo a svuotare gli impianti di TMB perché le altre ditte non ci caricano il materiale e perché la regione non autorizza. Sta facendo il massimo, scusi, allora, io per ragioni di lavoro se mi muovo lo faccio nei fine settimana e le posso dire che dalla Lombardia alla Puglia trovo sempre città pulite. A Roma... Roma è l'unica in Italia. Ma lei sa, io scusi, le posso dire una cosa? Qui non c'entra niente, lei, 5 Stelle, che io sono profondamente addolorato per vedere Roma ridotta come anch'io. Non era mai stata in 50 anni? Addirittura. Sì, onestamente sì, guardi. Quindi diciamo che quando c'era Cerroni funzionava tutto, questo è il messaggio che vogliamo far passare. Che le mie polemiche sui rifiuti sono andate con Veltroni, con Rutelli, con Alemanno, con Marino, con tutti, però come sta oggi le assicuro.
ci creda, non è un parere preciso. Si ricordi le polemiche con Marino, si ricordi le polemiche dopo Marino, esatto, quando chiuse la discarica di Malagrotta. Attenzione. Perché l'ho detto è la domenica? Perché a Roma soltanto il 15% delle persone lavorano la domenica. Allora, lei capisce che non si regge. Tra l'altro, questo atteggiamento di Roma di non lavorare la domenica sta mettendo in crisi tutto il contratto nazionale, perché il 20% degli operatori ecologici italiani lavorano a Roma. C'è stato un contratto che prevede il lavoro domenicale, aumento di stipendio da 36 a 38 ore. Dice: ragazzi, vi diamo un aumento di stipendio, si lavora la domenica. A Roma come se questo non fosse successo. E le altre città sono molto molto preoccupate, perché, sto citando un articolo della Stampa, perché se non lavorano la domenica possono reclamare l'indennità di maggior carico di lavoro il lunedì. Ma noi stiamo pigliando in giro. Tu mi lasci sporca la città la domenica e se lavori il lunedì io ti devo pagare di più. Cioè, lei capisce che qui ci sono delle incrostazioni, che è una forza nuova. Appena arrivata avrebbe dovuto lo sta facendo. Guardi, con i dipendenti del comune siete stati, avete avuto la mano di velluto. Senta, se i risultati sono questi, è un anno che lei è sindaco. È un anno. Allora, che c'è con i dipendenti del comune siamo riusciti a risolvere la questione del salario accessorio che era ferma da anni. Siamo riusciti a sbloccare il contratto decentrato che era fermo da anni con l'accordo di tutte le sigle sindacali. E attenzione, che cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto che i premi ai dipendenti non siano dati in funzione del mero gradimento del dirigente, ma siano premi erogati all'intera struttura sulla base dei servizi erogati. Mano di velluto, quando mai è stato fatto così? Quando mai i premi sono stati calcolati sulla base dei servizi resi? Questo è fondamentale, perché le amministrazioni esistono per dare servizi, non per dare regalie agli amici dei dirigenti. Roma, e quindi è l'unica abbiamo città invertito, che dopo il contratto nazionale, invece di lavorare 38 ore alla settimana, continua di fatto a lavorarne 36. Quindi lei mi dice che gli uffici di Roma Capitale, perché lei sa che Ama non è Roma Capitale, no, è un'azienda. Certo, gli uffici certo. di Roma Capitale dovrebbero essere aperti anche la domenica? No, gli uffici no. Ok, devono funzionare. Devono pulire no? le strade anche la domenica. Attenzione, però non facciamo confusione, perché altrimenti non si capisce. No, chi ha parlato di uffici? Lei ha detto con i dipendenti siete stati leggeri e poi adesso mi pare che stiamo facendo un po' di confusione. No, scusi, per me azienda. Per me i lavoratori ecologici, come li vuole chiamare, di fatto dipendono dal comune, perché dipendono dall'AMA, l'AMA dipende dal comune, abbia pazienza, no? Allora, come lei ha detto, è una situazione incrostata che viene da anni di laissez-faire. Perfetto, allora, arriva di 5 Stelle, finalmente lei è stata stravotata, va bene? Si aspettava forse qualcosa di più, no? Ci stiamo lavorando. Se lei pensa che in 10 mesi si possano risolvere problemi creati da oltre 20 anni di cattiva amministrazione, se lei pensa che io mi debba rassegnare a sentirmi dire la città si stava meglio quando c'era Cerroni e quando si inquinava con la discarica più grande d'Europa, posso dire che questo Cerroni, non sarà non so mai. Chi è, non voglio noi sapere combatteremo chi è. Quel sistema le strade e faremo pulite. Ripartire, anche a me, lo facciamo ripartire attraverso delle misure straordinarie che stiamo mettendo in campo. Chiediamo l'aiuto vero della Regione, sblocchi le autorizzazioni che da mesi giacciono nei loro uffici, nei vostri uffici, come dicono anche alcuni operatori che non sono di Roma, il come Presidente dice la Presidente della Regione sembra quasi rispondere: salviamo Roma, il Comune ci dica quali impianti vuole fare e dove, noi aiuteremo la città come sempre, ad ora non c'è nessuna proposta. Guardi, si è perso il foglietto Zingaretti. Si sarà perso il foglietto. Questa è dell'11 aprile e viene dal Ministero dell'Ambiente e dice: la complessa e delicata situazione che coinvolge tutta la regione, in particolare Roma Capitale, ha origine in modo particolare dalla carenza impiantistica ormai cronica che rende puntualmente necessario ricorrere a impianti extraregionali o esteri. Parla di carenza di impianti regione. Noi siamo qui per fare tutto quello che è nella nostra disponibilità e che vada nella direzione dell'Europa, quella che l'Europa ci dice adottate. Ripeto, se anche io autorizzassi, e non sarà così, se anche io autorizzassi una discarica o un inceneritore, non sarebbe pronto prima di 2-3 anni. Quindi io comunque avrei... Se non cominciamo male, mai. Avrei il problema oggi. Allora, se io devo autorizzare qualche cosa, tanto vale che autorizzo qualcosa che non è né discarica né inceneritore, ma che è fabbrica di materiali, riuso riciclo, eccetera, come mi chiede l'Europa, e tanto sempre tra 2-3 anni ce l'ho pronto.
Le soluzioni servono adesso, o la regione viene adesso e lavora adesso, anche perché comunque sia, se il piano regionale è fermo dal 2012, dal 2012 non c'era Virginia Raggi a Roma Capitale. Però dal 2012, guardi, io veramente dal 2012, ho polemizzato con tutti i sindaci, sì. Però devo dirle che sporca come adesso la città non era. Guardi, purtroppo lo dico con grande dolore, scusi. Anch'io sono addolorata, le sto dicendo che stiamo facendo. Anch'io sono addolorata, le sto dicendo che stiamo facendo il massimo. Una persona cammina per strada, in genere guarda avanti. Io quando porto a spasso il cane, devo guardare per forza per terra. Guardi, mi si stringe il cuore. Le posso assicurare anche che a me, ed è per questo che lavoriamo tanto per far ripartire tutto questo sistema. Allora, vediamo un momento con nel servizio di Paolo D'Amoro la polemica politica tra il PD e Grillo su questo punto, e poi passiamo ad altri temi. Proseguono a colpi di dichiarazioni le polemiche sull'emergenza rifiuti romana. Dopo lo scontro di ieri tra la Regione e il Campidoglio, oggi dal blog di Beppe Grillo è partita la difesa del Movimento 5 Stelle. È colpa dei 5 Stelle la gestione dei rifiuti di Roma, anche se l'ha gestita il PD con Mafia Capitale per anni. Di fronte a queste accuse false, supportate solo da bufale diffuse ad arte dai media e dai partiti, noi non possiamo difenderci, non abbiamo tempo da perdere. Domenica scorsa Matteo Renzi, dal palco dell'Assemblea che lo ha incoronato segretario del Partito Democratico, aveva lanciato l'appello alle magliette gialle del PD di scendere nelle strade della capitale per pulire la città invasa dai rifiuti. Appello confermato nella sua e-news del martedì. Domenica 14 maggio le magliette gialle, il simbolo del PD che sta sul territorio e coniuga valori alti e progetti concreti, sbarcheranno a Roma. Con la città invasa dai rifiuti e nell'incapacità dell'amministrazione comunale di dare risposte, il PD romano presenterà le proprie idee sulla gestione dell'emergenza dei rifiuti, ma lo farà dopo che per una mattinata saremo stati a pulire la città. Anche il presidente del PD, Matteo Orfini, ieri ha twittato con ironia. Cari romani, quelli che vedete uscendo di casa non sono comuni di rifiuti, sono installazioni di arte contemporanea. Parole con le quali ha risposto alle accuse dell'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari. In primo luogo è bene ricordare a tutti i cittadini romani che non c'è assolutamente emergenza rifiuti. La situazione attuale di criticità sarà risolta in pochi giorni. Renzi, il governo e la Regione Lazio dicano dove vogliono fare la discarica e l'inceneritore, perché è questo quello che vogliono. Con i trasporti le cose anche qua si sono fatti investimenti. Posso fare solo una domanda? Certo. Ma non la fa a ridere che una persona come Renzi dica noi porteremo la soluzione, si azzardi a dire noi porteremo la soluzione dei rifiuti a Roma dopo che lui, ma soprattutto il suo partito, l'hanno creata questa situazione con l'unica discarica, senza prevedere siti alternativi, senza prevedere modalità alternative di smaltimento? Il 36% che lei diceva prima dei rifiuti che noi siamo in grado di trattare non l'ha creati la Raggi, l'hanno creati anni di gestione PD, per cui non hanno reso autonoma Roma. E loro oggi, dopo aver portato Roma in quella situazione che lei ci ha illustrato con i cartelli all'inizio, vogliono dettarci le soluzioni. No, guardi, guardi, io non entro, è veramente ridicolo. Nella polemica politica, le ho detto, proprio da Rutè in poi, sui rifiuti ho sempre avuto polemiche con tutti quanti. Devo dire che se fossero fatti per tempo gli impianti che sono fatti in tutta l'Europa non staremmo in queste condizioni, e mi dispiace però che voi li rifiutate secondo me per ragioni ideologiche. No, però tanto scusi, forse non mi sono espressa capito. Io ci vorrebbe noi due, non li rifiutiamo, li rifiutiamo, noi chiediamo di fare altri impianti che sono quelli che chiede l'Europa, esattamente nello stesso tempo in cui potrebbe essere fatta ma una discarica, che non romano, si fa ma un scusi, buco. Ma a me che me ne importa se faccio un tipo di impianto? Esatto. Io basta che non vedo più la spazzatura per le strade. Perfetto, ma lei converrà con me, ma io la capisco perché anch'io voglio non vedere più la spazzatura per strada. Lei converrà con me che se per fare un inceneritore o una discarica ci vogliono 2-3 anni, io comunque la situazione la devo gestire in questi 2-3 anni, c'è un periodo di transizione, è giusto? Avessi cominciato l'anno scorso, ci vorrebbe un anno ancora. Vabbè, la ringrazio, infatti l'anno scorso ho iniziato a chiedere le autorizzazioni per questi altri tipi di impianti. Senta, nei trasporti, ripeto, non è colpa sua se gli autobus sono ridotti ai minimi termini, per cui a Roma invece di viaggiare meglio si viaggia peggio, se non altro perché ci sono meno mezzi, in quanto molti autobus non funzionano. Tant'è vero che, non voglio entrare in tecnicismi, ma il contratto di servizio, cioè io ho scoperto che si paga ogni tanti chilometri, si è ridotto del 30% perché non ci sono le macchine da far girare. Però i vostri all'interno, queste sono fonti diciamo di persone. Vediamo se sa anche qualche dato positivo, io ascolto. Ce l'ha? Gliel'hanno dato? Qualche dato positivo? Sì, sul numero degli autobus.
No, sul numero, no, mi dica. Allora, abbiamo sbloccato una gara che era un po' vecchia, abbiamo portato a Roma 150 autobus nuovi. Inoltre abbiamo trovato in un deposito di Torpagnotta 45 filobus completamente fermi che stavano lì dal 2000 e non so quanto, perché dovevano essere messi in funzione su un corridoio laurentino che ovviamente non è mai stato completato per una serie di appalti, gare truccate, c'è la magistratura sopra. Che cosa abbiamo fatto? Capisce? Eppure sono costati, guardi, all'incirca, vado a spanne, 20 milioni di euro. 45 filobus fermi, li abbiamo scoperti, li abbiamo rimessi in funzione e adesso a rotazione coprono alcuni tratti di alcune tratte, scusi il bisticcio di parole, molto, molto trafficate. Ovviamente nel frattempo abbiamo anche fatto ripartire il famoso corridoio laurentino, superando tutte quelle criticità, e nel 2018-2019, facendo tutte le gare, perché poi ovviamente dobbiamo fare gare che, come sapete, insomma, richiedono un certo numero di mesi per essere espletate e poi dovranno partire i lavori di completamento, riusciremo a chiudere il corridoio laurentino e tutti quei filobus saranno messi in funzione anche su quel nuovo tratto di strada. Negli anni 20 Roma, guardi, aveva la migliore rete tranviaria d'Europa. Lo so. Vabbè. Poi però è stata smantellata per far posto alle auto. Non diciamo dove ha puntato l'industria italiana, ma lo sappiamo molto bene. Puntato stiamo rifacendo, smantellando a suo tempo anche le ferrovie. Su questo per questo d'accordo. Noi vogliamo rimettere in funzione, lo so. Però gli altri dicono che voi siete anche, ma adesso non voglio localizzare troppo la nostra conversazione, no. Perché è nazionale, insomma, sulle corsie e preferenze. Andiamo invece con Simona Decina a vedere, al di là dei rifiuti, alcuni anche aspetti del degrado di Roma. Prima abbiamo visto dei cinghialetti se ne andavano a spasso. I cinghiali, a proposito, sono è la regione che se ne dovrebbe occupare della fauna selvatica, lo sa? Ottimo. Qualcuno lo vuole dire a Zingaretti? No, glielo ricordo benissimo. Io solo perché sennò dicono che è colpa mandiamo mia. Un cinghiale a casa, se ne occupi per piacere. Allora. Oltre la spazzatura c'è il degrado urbano, l'abbandono in cui versa la città eterna, dove la meraviglia convive con l'inimmaginabile. In Piazza Indipendenza, accanto alla stazione Termini, qualche giorno fa una coppia stava consumando un rapporto sessuale in pieno giorno, per terra, tra cumuli di rifiuti. Siamo attaccati al parcheggio di Italy e proprio qui c'è questa piccola baraccopoli dove la notte vengono a dormire molte persone. Come vedete, oltre a giacigli improvvisati, è tantissima anche la spazzatura e il degrado dell'area. Via Cristoforo Colombo, dalla parte delle Terme di Caracalla. Sul lato della Colombo un accampamento di tende dove sicuramente la notte si rifugiano a vivere alcune persone. Qualunque luogo ormai si può trasformare in un accampamento per persone disperate. Parco della Resistenza, quartiere Aventino. Le persone bivaccano giorno e notte anche nei parchi, privi di ogni cura, che dovrebbero essere invece il luogo di elezione per i bambini. La capitale non ha più le condizioni per essere patrimonio dell'UNESCO. È la provocazione del Codacons, che ha chiesto l'esclusione di Roma fino a quando non sarà eliminato il degrado che la sta caratterizzando. Allora, devo dare atto di un maggiore vigilanza sulla scatinata di Trinità dei Monti, finalmente dopo il non si fa più quel bivacco, però ha visto a Fontana di Trevi, poi quella foto che ha fatto il giro del mondo, due persone che fanno sesso tra i rifiuti di Piazza Indipendenza, pieno centro di Roma, ma i vigili urbani, scusa, allora, ma che cavolo fanno? Perché a sto punto abbiamo rimesso in situazione di sicurezza, questa non è colpa delle giunte precedenti, insomma, no. Andateci vigili. No, ha ragione, non è colpa delle giunte precedenti. Allora, partiamo da un dato, la sicurezza è un tema nazionale, noi dobbiamo collaborare, ma la sicurezza è un tema del quale si deve occupare il Ministero. La sporcizia è un tema locale, infatti mi sembra che abbiamo parlato ampiamente, mi sono presa le mie responsabilità, però dico lì non è che ci domanda i NOx, no? No, infatti noi abbiamo basta un vigile urbano che gli dica ragazzi, Non è proprio così. Comunque abbiamo bonificato l'area della stazione Termini, i lavori sono continuati fino a stanotte e fino a stamattina, abbiamo sgomberato tantissimi accampamenti che c'erano lì nei dintorni e continueremo a farlo anche in altre zone. Il problema è un altro, il problema è che queste persone tornano e sa perché tornano? Perché noi abbiamo un numero di migranti
irregolari nella capitale che non vengono neanche identificati perché non si vogliono fare identificare, che non è quantificabile, ma sta aumentando sempre più. Allora io chiedo al governo una politica seria sui migranti, perché sono tantissimi tutti gli accampamenti che lei vede. Magari io potevo non essere a conoscenza di quello sulla Colombo, però più o meno la polizia li conosce, prende, sgombera, la notte dopo ritornano perché sono tanti, sono troppi. Allora o il governo chiarisce che cosa vuole fare con i migranti, oppure Roma è territorio di tutti. Perché noi possiamo sgomberare, ma la notte dopo queste persone debbono tornare a dormire da qualche parte e si accampano. Chiediamo l'aiuto del governo. Però è una situazione che ci stanno scaricando a noi. Guardi, il prefetto scriveva a gennaio una lettera molto dura, con la quale peraltro noi al Ministero abbiamo anche chiesto di chiudere le quote di migranti su Roma, perché siamo assolutamente over quota, e il prefetto ci ha dato ragione. E inoltre ha detto un'altra cosa, che anche i migranti che vengono dislocati nella provincia di Roma poi di fatto comunque escono da quelle città, da quelle province, da quei territori, per riversarsi in maniera assolutamente incontrollata su Roma. No, quindi guardi, nessun sindaco, a meno che mai quello di Roma, può risolvere il problema dell'immigrazione. Io guardi, però le dico però che abbiamo bisogno di un aiuto serio. Più poderoso, più attento, più massiccio dei vigili urbani potrebbe fare molto di più. Questo non risolvere il problema dell'immigrazione, ma salvare il problema della decenza e del decoro. Su questo non c'è dubbio. C'è da dire che i vigili urbani sono impiegati. Allora, noi abbiamo un corpo di vigili urbani di circa 5.000 unità. Di 104, no, di quelli che c'hanno la sia malata, è quasi quanti, come sparare sulla Croce Rossa, però l'età media è molto alta, stiamo sui, credo, 60 anni, 55-60 anni. Mica devono fare a botte, basta però che sorveglino. Le dico che sorvegliano moltissimo le strade, iniziano a sorvegliare tutti i monumenti. Adesso sulla Fontana di Trevi stiamo stabilendo non solo dei turni più intensi, ma anche un percorso di fruizione della fontana, per cui non c'è possibilità di fermarsi. Sono sul territorio. Roma è piena celebre di monumenti, Roma mondo è piena di devono siti. Devono essere piantonati 24 ore al giorno. Lo stiamo perché facendo, ma poi li togliamo dalle strade. Lo stiamo facendo, poi li togliamo da 24 ore al giorno. Ho capito, però voglio dire, una foto di io quelle non posso, sì, fa più male a Roma. A me fa malissimo. Io però devo, guardi, io purtroppo non riesco ancora a moltiplicare i vigili, non ho questo potere. Per cui se io metto i vigili a piantonare tutti i monumenti, cosa che stiamo facendo, li tolgo dalle strade. Quindi anche qui noi abbiamo bisogno di un aiuto, ma lo lancio questo appello. Abbiamo per fortuna tantissimi monumenti e lo rivendico con assoluto orgoglio, abbiamo tantissimi monumenti che vanno mondo preservati. Sarà ma la più sporca, io, ma è ancora la più bella. Per fortuna è ancora la più bella. Se io devo mettere, come stiamo facendo, vigili a piantonare, e non un vigile, più d'uno, a piantonare tutti i monumenti, come è giusto che sia, io poi li tolgo dalle strade. Quindi guardi, non basta. Ma per uno che fa il bagno nella Fontana di Trevi, basta un vigile a tirarlo fuori, dai. Ma nel frattempo è entrato. E io devo evitare che entri, quindi devo avere più vigili lungo il perimetro. Adesso non può fare un cordone. Non farò un cordone, però devo avere più vigili. Allora, quello che io le sto dicendo, però mi ascolti, perché poi fare le battute è facile, anche divertente, e sono io la prima a farne. Magari non qui stasera, perché la situazione che lei descrive è drammatica anche per me. Ma se io devo mettere più vigili a controllare i monumenti, cosa che stiamo facendo, io li tolgo dalle strade. E siccome la viabilità è la competenza primaria dei vigili, io ho bisogno anche qui che il governo mi aiuti a piantonare meglio i monumenti affinché io possa utilizzare il corpo dei vigili che ho, che è assolutamente sottodimensionato di 3.000 unità, li possa utilizzare quantomeno anche per le strade, perché altrimenti poi le strade non sono più presidiate e avrò il problema sulle strade. È una coperta cortissima che noi stiamo cercando di amministrare con il bilancino. Poi chiudiamo che le buche di Roma sono una leggenda mondiale, nel senso che i romani ci sono, abbiamo il piano buche. Nuove. I diplomatici stranieri avvertono i capi di Stato e di governo che quando passano per Roma non possono né telefonare né fare le cose, perché provi a mandare un messaggio e veda che le viene sulle fonti. Lo so, una tragedia mandare messaggi mentre si guida, tra l'altro non si fa. Allora, come lei sa, noi abbiamo investito immediatamente sull'operazione Strade Nuove, più di 85 milioni investiti in un anno solamente in gare per far ripartire le strade, oltre 8.000 chilometri di strade, per riparare le strade, non rattopparle, ripararle. Le faccio vedere un pochino di immagini, queste sono le strade di viabilità principale. Esatto, prima e dopo la guerra. Guardi, purtroppo sono poche foto. Se mi fa vedere i cassonetti così, guardi, le do un bacio. A presto, spero di portarle via della Pisana. Via del Tintoretto. Bene.
Bene. Mio spalla. Io le sto facendo vedere solo alcune delle foto e della viabilità centrale, della grande viabilità, perché il Campidoglio si occupa direttamente solo di 800 chilometri di strade, che sono la viabilità, la grande viabilità. Tutto il resto sono strade di competenza municipale. I municipi abbiamo dato, chiaramente lei lo sa che Roma proprio non è ricchissima perché abbiamo oltre 13 miliardi di debito, comunque stiamo iniziando a cercare soldi. E già con il previsionale abbiamo dato vari milioni di euro per far fare le gare anche ai municipi per poter riparare le strade. A breve avrete anche uno strumento consultabile per vedere in tempo reale i lavori delle buche. Strade. Facciamo come gli autovelox, no? Che ci segnalano, dice, lave piano perché se no gli faccio, lì c'è una buca, boom, come diceva quel film verso solo, buca con acqua. Boom. Guardi, stiamo cercando di utilizzare tutti i mezzi che la legge ci mette a disposizione, quindi le gare, gli appalti, per fare qualcosa finalmente di pulito e trasparente, purtroppo non con tantissime risorse, questo lo devo dire, ma per far ripartire la città. I tempi sono quelli che sono, però i risultati iniziano a vedersi. Ci dia un'ultima notizia tranquillizzante. Diciamo che lei all'inizio non si era scelto i migliori collaboratori su piazza. Evidentemente. Adesso siamo tranquille? Ma io direi che la squadra sta funzionando bene. Se dovessero essere necessari ulteriori avvicendamenti si faranno, ma come l'hanno fatti tutte le giunte, senza per questo andare su tutti i giornali del mondo. Beh, insomma. Vabbè, ma lì avevamo superato un po' i limiti, dai, su. Guardi, mi pare che una giunta regionale abbia cambiato oltre 25 assessori nell'arco di 5 anni. 25 in 5 anni, sono tanti. 25 ma un conto un assessore anni. Che non funziona, un conto uno che fa qualche pasticcio in più. Vabbè. Che però non era riferibile alla nostra consigliatura, questo lo vogliamo dire, vero? Alcuni collaboratori che lei si era preso praticamente. Stati indagati per fatti relativi alla mia consigliatura? No, però voglio dire, abbia pazienza. Lei nella sua vita precedente faceva l'avvocato, insomma, sì. E sa benissimo che certe persone, indipendentemente dalle consigliature in cui l'aveva presi proprio della task force, insomma, erano i suoi più stretti collaboratori. Ma capita a tutti di sbagliare. Capita a tutti, lo ha ammesso, sa anche bene che curriculum che aveva, nonché due onorificenze dal Presidente della Repubblica, chi poteva immaginarlo? Bene, senta, in bocca al lupo. Grazie. A nome dei romani, indegnamente. Grazie. E adesso...